Nella suggestiva atmosfera dell'Aula Magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario di Caltanissetta, ieri sera si è svolto il concerto benefico del Rotaract denominato Candle Night, concerto a lume di candele. Protagonista il musicista nisseno Corrado Sillitti, che si è esibito in una magica atmosfera illuminata dalla luce delle sole candele. Il concerto, promosso dal Rotaract di Caltanissetta, presieduto da Deborah Gervasi, ha avuto come scopo quello di raccogliere dei fondi per l'acquisto di materiale scolastico da donare ai bambini delle case famiglia e riuscirli a seguire per l'intero anno didattico. Altro scopo benefico, l'acquisto di due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta. Una serata molto particolare, a quanto pare la prima volta in Sicilia che si organizza una Candle Night, un concerto di pianoforte al lume di candela, quindi una serata particolare. Naturalmente, visto che si parla di Rotaract, si parla di giovani, quindi ho pensato a un repertorio un po' atipico per un concerto. Si spazierà infatti dalla musica classica alla musica moderna, la musica che sentiamo tutti i giorni alla radio rivista in chiave pianistica, quindi sarà un concerto per tutti i gusti. E tra l'altro il fine benefico di acquistare due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta mi ha spinto a dire a tutti i costi di sì e ad essere presente questa sera. Il Rotaract ha organizzato questa serata grazie all'aiuto di Corrado Sillitti, che si è prontato per questa causa al fine di raccogliere fondi in modo da poter acquistare del materiale scolastico, visto che c'è l'inizio della scuola per i bambini delle case famiglia. Infatti questo evento sarà una staffetta con quello che sono le operazioni che compieranno anche le altre commissioni del club, al fine per l'appunto di adottare tra virgolette dei bambini di una casa famiglia, riuscire a condurli durante l'anno dall'inizio della scuola fino alla fine nel realizzare i loro sogni, e quindi a partire dall'acquisto del materiale scolastico per cercare di regalare anche una piccola gioia in più nell'inizio di questo percorso, e pian piano poi accompagnarli fino alla fine dell'anno.